Ad un'ora da Varsavia, a Leszno-Wola, isolato in mezzo al bosco, si trova questo centro di detenzione per migranti. La struttura è interamente circondata da questo muro. Dentro ci sono i siriani, gli afghani, gli iracheni che hanno provato ad attraversare il confine con la Bielorussia. Abbiamo chiesto ufficialmente di visitarlo, ma non ci hanno mai risposto. Questi centri sono delle vere e proprie prigioni. Le condizioni di detenzione sono disumane. Proprio oggi, in qualità di psicologa, sarei dovuta entrare al centro di Leszno-Wola, ma alla fine non mi hanno dato il permesso. Al centro di Leszno-Wola sappiamo che ci sono 5 siriani che proprio in queste ore stanno facendo da più di una settimana lo sciopero della fame. Sì, io so bene che sono stati vittime di violenze e torture. È orribile che stiano chiusi lì dentro. L'unico reato che avrebbero commesso è stato quello di attraversare il confine polacco nel tentativo di chiedere protezione. Questa è la lettera con cui i 5 siriani hanno annunciato l'inizio dello sciopero della fame. Siamo stanchi di essere trattati come criminali. Abbiamo più volte scritto a tutte le autorità senza avere una risposta. Vogliamo essere trasferiti in un centro di accoglienza aperto. In segno di solidarietà, un attivista ha iniziato lo sciopero della fame insieme ai siriani. In questi centri di detenzione dovrebbe starci solo chi ha commesso dei reati. Per quale motivo ti copri il volto? Perché non voglio che la mia faccia diventi il volto di questa protesta. Sono loro che stanno chiusi lì dentro. Questi sono i profughi detenuti al centro di Leszno-Wola. Questo posto è per animali, non per le persone! 3 milioni di ucraini sono entrati e nessun problema! Noi 100 siamo il problema! Razzisti! Vogliamo la libertà! Basta razzismo! Quattrocento profughi ucraini celebrano insieme la Pasqua ortodossa in un albergo a 4 stelle di Varsavia. Dopo la cerimonia viene offerto un ricco buffet. A organizzare l'evento è stata la Caritas, insieme ad una società di alberghi a capitale pubblico. Gli albergatori ricevono dei sussidi per accogliere i rifugiati nelle loro strutture? Sì, il governo ci dà 15 euro a notte a persona. Riuscite a coprire le spese con questa cifra? Ci riusciamo ospitando 3-4 persone a camera. Ma siamo onesti, ora in Polonia sta per iniziare la stagione estiva, quella del business. Quindi? Dobbiamo capire come gestire questa situazione. Veniamo da 2 anni di Covid. Dall'inizio della guerra in Ucraina, 3,5 milioni di profughi hanno attraversato il confine con la Polonia. Al loro arrivo sono stati accolti a braccia aperte. Molti sono poi andati in altri paesi europei, ma ben 2 milioni sono rimasti. È così che oggi la Polonia è il paese dell'Unione Europea con il più alto numero di rifugiati ucraini. Noi del comune ci siamo ritrovati a dover gestire questa situazione senza nessun coordinamento esterno. I profughi ucraini sono stati di fatto equiparati ai polacchi, no? Esatto. All'arrivo ricevono una somma di benvenuto di circa 65 euro e subito possono chiedere il PESEL, cioè una sorta di codice fiscale che garantisce l'accesso libero all'assistenza sanitaria, alla scuola e al mercato del lavoro. Grazie al PESEL possono anche chiedere un sussidio di circa 100 euro al mese per ogni figlio dopo il primo. Appena fuori Varsavia si trova uno dei più grandi centri di accoglienza per profughi ucraini di tutta la Polonia. È stato allestito nei padiglioni della fiera. All'ingresso le persone fanno la fila per chiedere il PESEL. Dentro è una distesa di brandine. Fino ad oggi ha ospitato 75.000 persone. Quando centriamo ce ne sono 5.000.
dovrebbero restare qui solo 3-4 giorni. Provengo dalla zona di Kiev e vivo qui dentro ormai da un mese. Ha figli? Sì, qui con me ci sono mia figlia di 27 anni e mio figlio di 12. Quello maggiore invece è rimasto in Ucraina insieme a mio marito e a mio padre. Cosa fa durante il giorno? Niente. Eravamo 3 famiglie, 13 persone. Siamo scappati con 2 auto. Una volta arrivati qui ci siamo subito iscritti ad un programma per andare in Austria, ma ad oggi non abbiamo ancora avuto una risposta. E ormai dormiamo qui da 2 settimane. Mio marito e mia suocera, che è invalida, sono rimasti in Ucraina. La mia casa è stata bombardata. Vedi? Questo è il palazzo dove vivevo. Raises a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Questo è invece un centro di accoglienza per rifugiati ucraini gestito dal comune di Varsavia. La comunità di Sant'Egidio ha organizzato una festa per bambini. Ci sono più di 300.000 persone che abitano adesso, ucraini che abitano adesso fra di noi. Anche le associazioni ricevono un aiuto, un sussidio per accogliere? No, per ora no, non abbiamo neanche chiesto, perché riusciamo per ora a resistere da soli. Questo centro di accoglienza oggi ospita circa 400 rifugiati ucraini, quasi la metà sono bambini. Dove oggi ci sono le stanze da letto, prima c'erano degli uffici. Questa è una delle stanze del centro. Come potete vedere ci sono 4-5 letti. Di solito ogni camera ospita un nucleo familiare. Queste persone lavorano? Purtroppo sono poche quelle che lavorano. La maggior parte è ancora alla ricerca di un'occupazione. Il comune di Varsavia ora punta tantissimo all'integrazione dei rifugiati ucraini. Possono iscriversi all'ufficio di collocamento e frequentare corsi di lingua polacca. Questo è il più grande liceo di Varsavia. Non appena è scoppiata la guerra, ha subito accolto 50 ragazzi ucraini. Abbiamo elaborato un programma specifico che comprende polacco, ucraino, matematica e fisica e in più abbiamo assunto 4 insegnanti ucraine che parlano polacco e che possono fare da interprete durante le lezioni degli altri docenti. Questa è una delle classi con gli studenti ucraini e Marianna è una delle loro insegnanti. Io sono ucraina, vengo da Leopoli. Quando è scoppiata la guerra sono scappata subito insieme ai miei 3 figli e a 2 nipoti. Lei ha avuto la possibilità di essere assunta in questa scuola, di poter continuare il suo lavoro, di insegnare. Sì, sono stata davvero fortunata. Ad ogni studente ucraino è stato assegnato uno studente polacco con il compito di fargli visitare la scuola e aiutarlo a integrarsi. Tutti i ragazzi riescono, i bambini, ad andare a scuola nelle scuole polacche? No, il sistema scolastico polacco non ha né gli spazi né gli insegnanti per accogliere tutti. Ricordiamo che in un solo mese sono arrivate 2 milioni di persone. La Polonia da sola non può farcela. Ha bisogno dell'Europa. Le ultime stime ci dicono che in Polonia sono arrivati ben 700.000 minori ucraini. Solo una piccola percentuale si è iscritta nelle nostre scuole. 540.000 continuano a fare la DAD con i loro docenti ucraini. C'è il rischio che molti bambini rimangano senza la possibilità di andare a scuola, soprattutto a settembre. Spero che non si arrivi a questo. Certo è che ultimamente ci hanno segnalato la mancanza di libri per insegnare la lingua polacca a questi bambini. Cosa pensa invece del fatto che oggi, appunto, la Polonia si dimostra così accogliente verso gli ucraini che scappano dalla guerra? La Polonia è grandiosa nell'accogliere gli ucraini, ma c'è un contrasto troppo forte con il trattamento che riserva agli altri profughi. È inconcepibile. Tu sei un vero rifugiato e tu sei da mandare via. Perché? Per il colore della pelle? Per la religione? Al confine con la Bielorussia, la Polonia sta costruendo questo muro, lungo 186 chilometri, proprio per bloccare la rotta dei migranti. Le guardie della frontiera bielorussa spingono i profughi al confine con la Polonia, dopo averli torturati. I bielorussi usano anche i paralizzatori.
Oggi la Polonia sta accogliendo i profughi ucraini. Qual è la differenza proprio di trattamento tra i vari rifugiati, tra i vari profughi? Al confine con la Bielorussia i profughi vengono respinti dai polacchi nella foresta. Lì abbiamo incontrato una famiglia respinta ben 30 volte. La tendenza dei tribunali è poi quella di mandare queste persone nei centri di detenzione. Abbiamo quindi scritto a 22 tribunali circondariali per informarli del fatto che in questi centri vengono violati i diritti umani e per chiedere di non mandare più lì le famiglie con i bambini. A febbraio ha fatto scalpore un'altra lettera, quella di una ragazzina irachena di 14 anni di nome Tiba, arrivata in Polonia dalla Bielorussia. Siamo scappati dall'Iraq. Avevamo sempre sentito parlare dell'Europa come di un posto bellissimo. È stato davvero scioccante quando abbiamo incontrato le guardie della frontiera bielorussa. Hanno picchiato mio padre e tutti gli altri uomini che erano con noi nella foresta. Hanno preso tutto. Acqua, soldi, cibo. Piangevamo e correvamo. I cani ci inseguivano. I soldati ridevano e scherzavano. Hanno puntato una pistola a mio padre. Dopo ci hanno spinto in Polonia. Le guardie polacche fanno lo stesso. Hanno urlato: «Tornate da dove siete venuti!» Siamo rimasti nella foresta per un mese. Sapevamo che dovevamo andare in questo campo chiuso. Quando ho visto quell'edificio, ho capito che stavamo andando in prigione. Non era un campo profughi. Per me è stato l'inizio di un altro orrore. Tiba ha fatto lo sciopero della fame per 28 giorni, poi l'hanno portata in un ospedale psichiatrico e lì il medico ha accertato che era in pericolo di vita. Solo allora è stata portata in un luogo sicuro insieme alla sua famiglia. È stato traumatico. La doppia faccia di un'umanità. Questa era una lettera di una bambina di 14 anni irachena. Ora, da una parte c'è la Polonia che tiene al freddo e al gelo i bambini e le famiglie, costringendoli in condizioni fisiche e psicologiche di estrema fragilità in una foresta, poi li rinchiude in un centro di detenzione per migranti. La loro unica colpa è quella di aver cercato di passare il confine con la Bielorussia. Si tratta di afghani, siriani, palestinesi, insomma di coloro che scappano da altre guerre. La Polonia nella comunità europea e tuttavia sta costruendo un muro lungo 186 chilometri per bloccare la rotta dei migranti. Poi c'è l'altra faccia, quella della Polonia che a braccia aperte accoglie 3 milioni di profughi dell'Ucraina. 2 sono rimasti, ma come li sta accogliendo? Bentornati, allora siamo andati in Polonia per vedere come funziona la macchina dell'accoglienza. Sono entrati 3 milioni di profughi provenienti dall'Ucraina, 2 sono rimasti. Insomma, una umanità a due facce, perché l'accoglienza è diversa rispetto agli altri profughi siriani, afghani, iracheni che scappano da altre zone di guerra. Tuttavia anche in questa accoglienza che ha dedicato agli ucraini c'è qualche contraddizione.